Sorridi, salve a tutti, sono Maurizio Picariello, bentrovati su CRT Radio. Il sorriso mette in funzione 182 muscoli della faccia, del cranio e del collo, muscoli piccolissimi che noi non usiamo mai. Il sorriso, 182 muscoli. Forse tu vai in palestra e paghi 70 euro al mese, 80 euro al mese, 90 euro al mese, l'assicurazione. E forse vai in palestra perché vuoi lavorare sui due pettorali, fascia bassa, media alta del pettorale, lo sternocleidomastoideo, i muscoli della bocca, 60 kg che alzano, si abbassano 10 volte per 3 serie, 5 fasce. Invece, che è importante allenarsi, ma magari sorridendo ne metti in funzione 182 piccolissimi che non lavorano mai. Allora, quel brocardo che dice risus abundat in ore stultorum, cioè il riso abbonda sulla bocca degli stolti, il riso, il sorriso, è uno dei peggiori proverbi latini, perché chi non sa sorridere non è una persona seria. Amare e ridere e sorridere sono due cose importanti nella vita. Se ne hai una di queste due, la tua vita scorre con piacere, ma se ne hai entrambe, sei invincibile, diceva Chopin. Dobbiamo vivere con stupore, dobbiamo vivere con maraviglia, dobbiamo vivere come i bambini. Con l'ingenuità dei bambini. Gesù forse non diceva lasciate che i bambini vengano a me? Matteo 10, 13, 16. Gesù parla dei bambini, parla dell'animo bambino, non necessariamente dei bambini piccoli, ma delle persone che hanno l'animo stupito, che hanno l'animo maravigliato, ecco, detto come in termini del sommo poeta. Gesù voleva queste persone vicino a sé, così come i grandi maestri. I grandi maestri aspirano sempre ad avere vicino persone che si stupiscono, persone che sorridono. Vedete, la persona che sorride la riconosci subito, ha le rughe nasolabiali belle infittite, ha le cosiddette rughe a zampe di gallina, quelle che le donne odiano tantissimo, ha queste labbra sottilissime che si stirano perché la persona sorride, gli zigomi si incarnano un po' e tendono a essere un poco più grandi. Ecco, questa è la riconosci subito la persona che sorride. La persona che sorride lascia andare i muscoli delle spalle. Il collo, che è l'elemento di collegamento tra l'attività di pensiero e il corpo, tende ad aprirsi, tende a rilassarsi, anche il respiro diventa più profondo, il cuore pompa in maniera più veloce e più lenta a seconda delle emozioni e tutto l'organismo è risanato. Del resto non è scritto imago animi vultus indice soculi, cioè il volto è l'immagine dell'anima e gli occhi sono indicatori, come ci diceva Cicerone. Allora, bisogna sorridere. Ora, non è che tu sorridi e ti stampi in viso un sorriso. Attenzione, bisogna fare un lavoro su di sé, ascoltarsi il cuore. Oggi chi è che si ascolta più? Bisogna essere clementi con se stessi, bisogna essere amorevoli con se stessi, bisogna essere generosi con se stessi, bisogna essere cordiali con se stessi, perché sono tutte sensazioni, sentimenti che per darli agli altri devi averli prima tu. Se non ami te stesso, come fai ad amare un altro? A lui, colui che non sorride, è colui che quando parla non parla, è colui che ronza, è come un tafano, come i tafani, quelli che ronzano nelle vostre orecchie quelle calde sere d'agosto, mentre voi state al mare. Colui che non sorride ha una specie di chiusura della mente che la chiude ermeticamente. Colui che sorride è una persona che ha bellezza e bontà insieme. I greci la chiamano kaloka agathia. Colui che sorride si ascolta il cuore e la bocca esprime ciò che il cuore sovrabbonda, dice Gesù in Matteo 12,34. Colui che sorride lo riconosci subito perché è luminosa, è quella persona con cui vorresti stare sempre, perché quando parla ti fa stare bene. Dicevano i latini, ex fructu cognoscitur arbor, cioè un albero si riconosce dai suoi frutti. Colui che sorride è una persona sola. Vedete? Noi preferiamo vivere sempre in massa, fare massa con altre persone, quindi nella massa, se ride uno, ride tutta la massa. Ma no, è un sorriso stampato. Colui che sorride e colui che invece si ascolta è un individuo, individuo, ha sotto l'indice della mano sinistra delle coordinate digitali che nessun altro ha. Colui che sorride ha il suo piave da attraversare. Colui che sorride è una persona sola, non fa massa, è in minoranza. Allora, ognuno di noi dovrebbe essere maestro di se stesso, maestro, magister in latino, cioè magister significa da magis, e quindi dà il senso della sovrabbondanza. Noi invece, più che essere maestri con noi stessi, più che tornare a noi stessi, preferiamo essere ministri, ministeri, cioè dare all'altro quando non abbiamo. Tu puoi dare a una persona l'amore solo se ce l'hai, amore. Se non ti riempi, è una forma egoica. Se tu non ti riempi d'amore, come fai ad amare?
amare un'altra persona. Se non sei, non hai bontà verso te stesso, se non sei generoso verso te stesso, come fai a essere generoso per un altro? Quindi siate maestri di voi stessi, non ministri per gli altri, riempitevi di voi. Del resto, minister dal latino rileva la parola minus latino, che significa minore, rispetto a magis, che è maggiore. Quindi maestri per noi stessi e non ministri per gli altri. Lo so che magari questa può essere una sponda, un argine in cui noi ci possiamo appendere. L'essere umano ha questa difficoltà: quando perde i suoi riferimenti va alla deriva. Allora i riferimenti, le guide sono importanti, anche il treno quando cammina nella stazione cammina sui binari, ha un suo riferimento, anche la cerniera del pantalone deve muoversi tra argini, anche l'altalena che gira ha delle cerniere e deve muoversi. Però attenzione, non vi affidate sempre alle guide, ai maestri, cercate il maestro che è dentro di voi. Questa cosa mi fa ricordare un episodio di un amico che andò in un paese lontanissimo, molto lontano da casa sua, per cercare la saggezza, per esplorarla la vita. E arrivò in questo paese lontanissimo dopo aver viaggiato per molte ore in aereo e arrivò in questa spianata. In questa spianata c'era una tenda, all'interno della tenda c'era il maestro, ma lui non poteva accedere perché c'erano file di persone davanti a lui che erano lì per la stessa cosa, per esplorarla la vita, per parlare quei 10-20 secondi, quel minuto col maestro. Lui si fece questa fida sotto il sole dell'umidità di questo paese indiano dove si trovava, e quando arrivò nella tenda c'erano altre persone con lui che aspettavano il maestro. Il maestro era seduto in Vajrasana, quella posizione sulle ginocchia e sulle caviglie, seduto con la mano sinistra che sorreggeva la mano destra in questa posizione del mudra, con gli occhi semichiusi, respirava e aveva questo sorriso fisso sulle sue labbra, non stampato, un sorriso che apparteneva alla sua persona, emanava una forte aura. Ebbene, le persone domandavano le cose più strampalate, le cose anche strampalate e importanti allo stesso momento. Chi parlava della vita dopo la morte, chi parlava del senso della vita, delle guerre, dei bambini che morivano di fame. Le domande che si pone l'essere umano. Eppure questo amico al suo turno guardò il maestro negli occhi, il maestro aveva gli occhi semichiusi e chiese: maestro, spiegami un attimo, ma come mai quando la mattina faccio colazione, spesse volte, e mi imburro la fetta di pane cade a terra qualche volta e cade però dal lato imburrato? Tutte le persone che erano lì, che erano venute a fare domande importanti, guardarono il mio amico. Qualcuno avrebbe voluto prendere al carcere il sedere per mandarlo via, eppure il maestro dalla sua posizione sobbalzò, aprì gli occhi, sempre sorridendo, lo guardò e disse: tu la imburri dal lato sbagliato. Allora impariamo a sorridere, non a stamparci il sorriso sulle labbra. Questo non serve, perché, vedete, non bisogna recitare con se stessi, bisogna ascoltarsi, bisogna essere gentili con se stessi prima di essere gentili con gli altri. Quindi impariamo a tornare a noi stessi, a non recitare. Del resto non esiste quel brocardo latino che dice «Fere totus mundus excerter istionem», cioè già quasi tutto il mondo recita. Voi non recitate con voi stessi, tornate a voi stessi, imparate a sorridere, imparate a comprendere che chi ci ha insegnato che la nostra vita non può cambiare perché siamo nati persone ansiose o depresse, quindi è scritto nel genoma, è il gene, la genetica, noi siamo così perché ce lo dice il gene. Probabilmente queste persone, perché c'è il karma, probabilmente queste persone avrebbero voluto solo di voi un altro schiavo. Voi invece pensate che potete cambiarle le cose, pensate che vi potete ascoltare e potete imparare a sorridere, che è fondamentale. Io non mi volevo mostrare, non mi voglio mostrare di fronte a voi come una persona superba, una persona arrogante, presuntuosa. Lungi da me questo. Io ho una pochezza, sono pochissime le cose rispetto all'infinito. Non potrei darvi insegnamenti. Eppure, delle pochissime cose che so, una cosa ho imparato. Ed è una frase di Seneca, che ce l'ho qui nella testa, che poi è passata dalla testa al cuore. Questo è il passaggio importante. Da quando ero ragazzino e andavo all'Istituto Archeo per Geometri, e diceva: erranti viam mostrare, cioè mostra la strada a chi l'ha persa, a chi l'ha perduta. E per molto tempo la strada l'avevo perduta io, poi l'ho ritrovata e ho capito che è l'amore che fa la differenza, l'amore che io do a me stesso e che traboccando posso dare agli altri. Allora siate innamorati di voi stessi, innamoratevi fino alla furia, arrossite come la melagrana al sole innamorato. Siate innamorati di voi stessi, anzi andate oltre l'innamoramento, corrispondetevi. Ci vediamo domenica prossima, 1° maggio, perché il 1° maggio è la festa dei lavoratori, ma noi qui ci stiamo semplicemente divertendo. Ciao!